La street art entra nelle sale di M9, Museo del Novecento, con le opere di uno dei suoi interpreti più celebri, Banksy. Banksy Painting Walls, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con M9 e curata da Sabrina De Gregori, è una mostra sicuramente da vedere. In Italia rappresenta un unicum, sarà visitabile fino al 2 giugno del 2024 al terzo piano del museo. Prosegue così dopo la fortunata esperienza di Rivoluzione Vedova il dialogo di M9 con i linguaggi dell'arte contemporanea, adottati come chiave di lettura per un racconto della storia che abbracci i temi del nostro tempo e stimoli la riflessione. Con Banksy Painting Walls, mostra unauthorized, il museo conduce visitatori all'interno dell'immaginario di un autore che da oltre un ventennio influenza profondamente la scena culturale mondiale, un universo artistico che trova la sua cifra nei contrasti e nelle contraddizioni che affondano le proprie radici nel Novecento e deflagrano oggi nelle emergenze del nostro tempo: la crisi climatica, i conflitti mondiali, i fenomeni migratori. Un grande lavoro, anche una grande soddisfazione, immaginiamo. Qual è la cosa che la rende più orgogliosa rispetto a questo che, insomma, non è solo una mostra, è un evento? Allora, sicuramente sì, è stato un enorme sforzo sia da parte della produzione, perché comunque ha avuto dei costi economici molto elevati, dover trasportare quasi 10 tonnellate di muri dall'Inghilterra in Italia. È anche un grandissimo sforzo critico. La più grande soddisfazione è riuscire ad avere avuto un po' un'evoluzione rispetto appunto alle altre mostre su Banksy, che sono semplicemente delle esposizioni. Ci tenevo, diciamo, a fare un po' un salto critico riguardo questo artista che oramai, insomma, lavora da più di 20 anni, ed è giusto, come si fa per qualunque artista contemporaneo, affiancargli una critica che renda un po' giustizia anche alle evoluzioni che ha avuto nel suo percorso. Quindi lei non le manda a dire, no, Banksy, lei, insomma, è perfettamente lucida rispetto a quello che ha rappresentato sia all'inizio che adesso. Sì, allora, da un lato penso che c'è sempre bisogno di un po' di anni per riuscire a giudicare effettivamente quello che è successo nel passato, quindi sono sicura che, insomma, fra una decina d'anni avremo le idee ancora più chiare. Momentaneamente sì, penso che ad oggi la street art sia morta e che sia stato Banksy ad ucciderla. È riuscito a farla conoscere a molte più persone, a portare questa corrente a dei livelli incredibili, sia sul mercato che a livello di comunicazione e diffusione, ma che sia anche lo stesso che ha un po' decretato la fine del movimento, entrando ufficialmente nei musei. E quindi di conseguenza tutti gli altri artisti che lavoravano illegalmente sulla strada hanno cominciato ad entrare nei musei, nelle gallerie, insomma, a fare lavori per collezionisti privati, e che quindi, insomma, questo movimento abbia avuto appunto la fortuna di essere, di diventare noto per merito suo, ma allo stesso tempo come se fosse stato istituzionalizzato. Sì, ha sicuramente perso la carica espressiva che c'è solo nell'illegalità. Un artista ha molta più libertà quando può fare qualcosa che già sa che sta facendo in maniera illegale, quindi a quel punto il messaggio può essere di qualunque genere. Leggevo, no, in una delle parti dell'esposizione c'è lui che dice, quando ho esposto mi pare gli stencil, lui diceva li ho tenuti perché sapevo che comunque potevano essere la conferma del suo, diciamo, agire illegale. Sì, chiaramente lo rendevano responsabile, ma gli hanno anche permesso di fare adesso, in questo anno appena passato, l'unica mostra che ormai poteva fare solo lui e nessun altro, dato che tutto il mondo fa mostre su di lui con le sue serigrafie che ha prodotto lui, l'unica cosa che poteva fare era una mostra dove esponesse degli stencil con cui ha fatto le serigrafie che sono in mostra contemporaneamente in tutto il mondo, quindi in realtà è stato molto divertente, ma era anche l'unica cosa che poteva fare. Senta, lei che in qualche modo lo conosce da vicino, sicuramente più di tutti noi, perché è così speciale? Perché comunque è divisivo, ma anche è collante, no? Attraversa molte generazioni, avvicina anche i più giovani all'arte. Sicuramente è un grandissimo artista,
ma parlo proprio a livello manuale. Ci sono delle opere che lui ha fatto dove potrebbe essere un copista perfetto del Settecento, quindi sicuramente è bravo a fare quello che fa, e negli stencil questo purtroppo non si vede. E la sua, secondo me, genialità è nel racchiudere in un messaggio molto semplice che arriva allo spettatore in pochi secondi, in realtà un messaggio deflagrante, molto, molto importante, con una grandissima contraddizione all'interno dell'immagine, quindi ha quasi quell'immediatezza pubblicitaria che però ci fa rendere conto che c'è qualcosa che stona e la frattura, la frizione è proprio lì. Ma noi come ce lo dobbiamo immaginare? Come uno che è consapevole anche delle cose che ha detto lei, cioè di essere stato magari un elemento di rottura, ma adesso di aver in qualche modo istituzionalizzato la sua arte? Ma penso che all'inizio un determinato suo percorso sia stato un po' casuale. Come anche la scelta di rimanere anonimo, no? All'inizio era una necessità per non essere arrestato. Poi effettivamente ha visto che quella roba lì funzionava, ci avrà cominciato a credere, e la sua poetica corrispondeva a quello anche che era. Insomma, penso che sia più un furbo questo di quello che sembra. Infine, che cosa dà l'M9 in più a una mostra come questa? Allora, sicuramente lo spazio espositivo è eccezionale, c'è questa scheggia centrale che dà anche molto dinamismo all'esposizione, le pareti inclinate anche spezzano molto la visita, ma la rende in realtà anche molto elegante, e penso che sia un museo che ha un compito importantissimo, insomma, stando di fronte a una città che è presa d'assalto da turisti. Esposizione permanente. Che è un'esposizione permanente, penso che abbia tutte le carte per riuscire invece in realtà a crearsi un grande pubblico qui. Oltre 70 le opere presenti in mostra, al centro della quale si stagliano i tre muri originali dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018 e provenienti da collezioni private, che hanno come protagonisti tre adolescenti rappresentanti di una nuova generazione che sembra essere particolarmente sensibile alle tematiche intorno alle quali gravitano gli interessi dell'artista inglese. Icona dell'esposizione è Season's Greetings, apparso nel 2018 a Port Talbot in Galles, nominata in quell'anno dall'OMS la città più inquinata del Regno Unito. Il murales ritrae un ragazzino con le braccia spalancate e la lingua tesa fuori dalla bocca per assaporare i fiocchi di neve che cadono dal cielo, fiocchi che però, girando l'angolo del muro, si scoprono essere cenere che si leva da un bidone dell'immondizia in fiamme. Debutto con il botto. Sì, veramente, anche per la stanchezza devo dire, ma per me era importante davvero far capire che cosa mi piacerebbe fare a M9, e quindi ho colto questa occasione, la disponibilità di questo spazio che era libero per i muri, che è il primo anno, la prima volta che sono in Italia, per portarli qui, perché era importante secondo me fare un aggiornamento sul patrimonio, no? E su come per esempio tra Mestre e Venezia si possa fare un ragionamento. Questo adesso è l'unico posto al mondo dove si possono vedere quattro Banks insieme, compreso quello di Venezia, quindi davvero fare un ragionamento vivo sulla contemporaneità e la modernità. Una mostra incredibile, ma cosa c'è dietro? Tanto lavoro, ma tanto, perché come potete comprendere è importante avere i muri, ed è questo che è la differenza dalle altre, perché diceva la curatrice, si vede la mano dell'artista. Ed è importante riflettere anche intorno alle tematiche. Quindi tanta fatica, ma tanto entusiasmo, perché la risposta delle persone, l'attesa è grandissima, perché Banksy è uno che è molto amichevole. Se io devo dirigere un luogo della cultura, la cosa che mi interessa soprattutto è che resti qualcosa alle persone che arrivino, e le persone che arrivino trovino qualcosa in cui si possono riconoscere. Ecco, Banksy in questo ci aiuta molto, ha un linguaggio semplice, ha delle forme che riconosciamo, ma nello stesso tempo qualcosa di molto potente da dire. In qualche modo forse lui aveva iniziato il suo percorso artistico quasi da divisivo, no? Invece è diventato un collante anche tra generazioni. Esatto, perché io dico sempre che faccio un lavoro molto bello perché è sempre contemporaneo.
quando l'arte ha un linguaggio talmente alto, diventa sempre contemporanea. Quindi ha questo dono che diceva lei, cioè, avvicina le generazioni perché parla la stessa lingua. Quindi la street art nasce come un movimento di protesta serio, anche violento. Ci sono alcune di queste incisioni che sembrano ucciose, come direbbero i nostri figli, ma in realtà sono durissime. Ecco, però la potenza del linguaggio è quella che va, oltre i tempi, oltre l'età, e non fa paura. Chi è che va in un museo se non sa che può comprendere ciò che vede? Senta, non c'è bisogno forse di comunicare questa mostra, però se lei dovesse raccontarla molto brevemente per convincere i pochi indecisi che magari non dovessero arrivare fino a qui per vederla? Io direi che è una mostra che ha la possibilità di interessare, di imparare, di riflettere e di divertirsi, perché chi l'ha detto che i musei sono luoghi noiosi? Qui per esempio abbiamo anche delle photo opportunity. Banksy insiste molto sul fatto che le sue opere non sono photo opportunity. Noi ne abbiamo create alcune nelle quali le persone possono entrare dentro ai dipinti, quindi tante cose insieme. E poi c'è spazio anche ad altri artisti. Assolutamente sì, la cosa che ci fa più piacere è che il territorio ha risposto, gli street artist hanno risposto, per cui contemporaneamente a questa, al piano di sotto, nel corridoio dell'esposizione, c'è una mostra di artisti urbani, di street artist, e ogni sabato, lo diciamo quindi da adesso in poi, per tutto il giorno dipingeranno dal vivo, quindi i muri intorno a M9 saranno dipinti da questi artisti. Tra l'altro ci sono anche una serie di iniziative per famiglie, per le scuole, insomma, per rendere ancora più appetibile, se ce ne fosse bisogno, la mostra. Ci sono iniziative tanto per tutte le età, dall'asilo in su, per le famiglie, ci sono iniziative per chi va in bicicletta, ci sarà una passeggiata da qui all'altro Banksy, ci saranno delle conferenze itineranti, insomma, tante cose, proprio perché secondo me questa mostra ha anche la responsabilità di essere totalmente aperta al territorio. Senta, infine, lei è arrivata da poco, la sua idea di M9, anche perché poi lei sa che, insomma, che le aspettative poi saranno alte. Cominciando così, sì, infatti non sono preoccupata per oggi, ma sono preoccupata per l'anno prossimo, io, in effetti. A me piacerebbe molto avere sempre la possibilità di poter lavorare come quest'anno, cioè da una parte di poter offrire un prodotto popolare in senso bello, però, no? Qualche volta pop è considerato deteriore, invece proprio aperto a tutti, e un prodotto come quello di Burtinsky, altissimo, internazionale, proprio perché l'idea è che questo luogo sia locale, globale insieme, cioè che sia aperto alla comunità e sia aperto all'internazionale. M9 è una struttura meravigliosa, è già di per sé un'icona, cioè è un monumento che, come il Museo di Bilbao, è un'opera di questo genere, che può davvero avere la forza per fare questo. Con questi 3 anni mi piacerebbe provare sempre ad andare verso questa direzione. La mostra si accompagnerà ad una serie di live painting per 12 sabati dal 2 marzo al 1 giugno, in cui gli street artist esposti, e non solo, si esibiranno sui muri esterni di M9, trasformandoli in opere uniche allo stesso tempo effimere. Ogni settimana, infatti, un nuovo artista ricoprirà il lavoro della settimana precedente, cambiando pelle alla superficie stessa. Tra gli altri eventi collaterali si succederanno talk, dialoghi e lezioni gratuite a cura della curatrice Sabina De Gregori, del direttore di M9 Museo del Novecento Serena Bertolucci e di diversi esperti accademici, che contribuiranno ad ampliare gli orizzonti di discussione sulle opere di Banksy, traendone spunto per raccontare l'evoluzione del capitalismo e della società dei consumi.